cuore qui, capitano, Daniele De Rossi. Capitano, eterno capitano. Sì, sono tre punti pesantissimi, ma soprattutto contro un'avversaria come la Sampdoria a casa sua, è un risultato che la Roma sinceramente ne aveva bisogno. Abbiamo parlato prima della partita che sarebbe stata molto difficile, così è stata, perché la Sampdoria ha avuto più di 5 pali gol, non sono stati bravi sotto porta. La Roma ha sofferto, però alla fine riesce a portarsi a casa tre punti pesantissimi. È vero, sono tre punti pesantissimi, quindi facciamo così, ci rivediamo tutto quello che è successo nei 90 minuti con Pierluigi Pardo e poi entriamo nel dettaglio di ogni episodio. E allora vediamo anche come cambia la classifica, quali sono i risultati, perché questa Roma vince. La vittoria di questa sera si somma a quella della Juventus e al pareggio anche del Torino. A questo punto la Roma si rilancia in ottica Champions League con 51 punti, una vittoria pesantissima, era quello che serviva alla squadra di Ranieri, mentre la Sampdoria resta a 45 punti, quindi si porta un punto dal Milan. Vi ricordo che poi domani giocheranno le altre, c'è la Lazio che deve recuperare un'altra gara, ma insomma la vittoria di questa sera restituisce sicuramente grande entusiasmo alla squadra di Ranieri, grazie a un uomo che si chiama Daniele De Rossi, che è cuore, testa e soprattutto gol di questa squadra. Non ne fa tanti, ma fa quelli giusti nel momento più importante, quando la Roma aveva bisogno di un segnale così forte, lui c'è. Io sono contento ovviamente perché gli voglio un bene tremendo, però è un giocatore che comunque al di là del gol ha avuto una prestazione molto importante stasera. Non era facile giocare contro questa Sampdoria, lui comunque ha tenuto, sono d'accordo, l'abbiamo visto anche noi, Gabbiadini tiene in gioco i due attaccanti, in questo caso Daniele riesce a toccare sul secondo palo ed è un gol valido. E allora ti faccio vedere anche a fine partita la grinta di Daniele De Rossi, perché continua ad incitare il suo pubblico, continua ad essere leader di questa squadra, non soltanto quando è in campo ma anche quando è fuori dal campo. Lo ha fatto anche questa settimana nella partita contro la Fiorentina, non giocava e comunque è stato, come dicevamo prima, un allenatore aggiunta, e oggi gioca, fa gol e continua anche alla fine del match ad esultare così. Ma queste sono le cose che fanno piacere vedere, perché quando c'è di mezzo la passione, quando c'è di mezzo la passione, come un giocatore come lui che ha tantissimi anni che gioca in Serie A e che comunque oggi riesce ad emozionarsi, riesce a trasmettere ai propri compagni la voglia di riemergere, è importante avere questi giocatori in Serie A. La vuoi sentire l'emozione di De Rossi? Dai, sentiamo. Dai, la sentiamo. Eccolo Daniele De Rossi, da fuori è stata una battaglia. Sì, ma già quando era da ragazzino parlava uguale, quindi sì. Evidentemente ce l'ha. Dentro. Poi è un percorso bello lungo, però tu l'hai anticipato per fortuna. Perché sono più grande, solo perché sono più grande, però sì, è un allenatore in campo. Allora, guarda anche i tifosi della Roma, abbiamo delle immagini, mi stanno dicendo, da vedere subito al volo. Guardate, stanno continuando a festeggiare, ovviamente sono molto contenti e sono proprio qui. Ah, ecco, sì, li vediamo anche noi, li stiamo inquadrando in questo momento, non vogliono andare via dal campo e resteranno qui, immagino, ancora per un bel po', per festeggiare questi 51 punti. Mentre i tifosi della Samp hanno già quasi lasciato lo stadio, anche perché hanno avuto un'occasione proprio nel finale cocente con Quagliarella su assist di De Frel. Ovviamente lì non c'è rigore, perché loro hanno chiesto anche che fosse riguardata quell'occasione. Beh, l'arbitro non ha nemmeno... Io ho visto la solita Samp, penso che ci sia stato più merito della Roma che di merito loro. Più merito della Roma, ed in particolare credo che la chiave di questi 90 minuti siano state anche le scelte da parte di Ranieri, cioè di inserire Dzeko e di lasciarlo insieme a Schick. Dario, Pier, coinvolgo anche voi, è stata quella la chiave della vittoria della Roma? Sì, guarda, da un punto di vista diciamo giornalistico, romantico, letterario, qui c'è un signore, Lauro German Camoranesi, che ha vinto un mondiale con De Rossi, in quel mondiale De Rossi. Io ho visto una squadra, l'abbiamo commentato, molto, molto solida, che ha lottato rispetto alle altre volte. Uno dei problemi della stagione della Roma è stata la grande fragilità in tanti momenti. Oggi si è vista una squadra che ha lottato, ha ottenuto il risultato. Poi è ovvio, una partita che poteva anche finire con un risultato diverso, era talmente equilibrata che si è giocata sul filo. Sì, abbiamo visto una squadra vera, una squadra compatta, una squadra che ha saputo soffrire, devo dire, anche le scelte di Ranieri. Con l'ingresso di Dzeko quanto è stato importante.
è un segnale che dai alla squadra, perché comunque quando tu metti dentro in campo Edin Džeko capisci che per gli avversari diventa la vita dura anche nella marcatura sua, no? La fisicità, la capacità di tenere palle, poi nei momenti importanti lui si fa dare il pallone, cioè quando entra, io dico giocatore vero perché ha i tempi del giocatore vero, cioè quello che tiene palla, quello che fa salire, quello che va a puntare all'avversario. Non è un caso che comunque la Roma in quel momento ha fatto uno scatto in avanti. E poi c'era, abbiamo sottolineato, la capacità degli esterni, col volto diretto ovviamente Mauro, perché in quel salvataggio ad esempio di El Shaarawy c'è anche la disponibilità degli esterni di stringere, era una scelta tattica da parte dei neri che volevano fare molto chiusa nel mezzo, ma poi la differenza la fa anche la disponibilità, l'attitudine, la voglia, la garra, dite voi argentini, anche se tu sei più italiano di tutti noi, Mauro, sei fatto vincere al mondiale, quindi di argentino c'hai un 50-40% ormai. Ci sono i tifosi della Samp che cantano e non ho sentito bene quello che hai detto. No, stavo dicendo, al di là delle battute sull'italiano e l'argentino, che El Shaarawy con quel salvataggio alla fine ha cambiato il risultato, ha tenuto, certo, il risultato sull'1-0, la grande disponibilità degli esterni di sacrificarsi anche nei momenti difficili, penso a quello che ha fatto anche Zaniolo. Sì, assolutamente, l'abbiamo visto sin dal primo minuto che i due esterni della Roma si chiudevano tantissimo per non lasciare prendere palla agli interni della Sampdoria. Questo cosa significa? Che devi fare un doppio lavoro, perché poi la palla quando va verso il terzino avversario tu lo devi rincorrere di nuovo, quindi il grandissimo lavoro che hanno fatto i due esterni è da applaudire, sinceramente sono quelli che si sono sacrificati di più stasera. Diletta, possiamo applaudire sì, idealmente, adesso ci sono i tifosi della Samp che continuano a cantare, quelli della Roma che continuano a festeggiare dall'altra parte. Facciamola una sottolineatura, perché poi insomma... Facciamola, anche perché noi da qua non sentiamo praticamente niente, stanno quasi cantando e si fanno sentire ancora di più di quanto non abbiano fatto nel corso di tutti i 90 minuti. E qua rivediamo ancora una volta anche i tifosi della Roma inquadrati. Ritornando però sulla partita, Mauro, so che ci hai preparato un'analisi su questa Roma che ha proposto un gioco molto efficace, anche se semplice, ma soprattutto da sottolineare anche il fatto che oggi per la prima volta la squadra di Ranieri non ha subito gol. No, infatti l'ha detto anche Pier, era dalla prima giornata di campionato che la Roma non subiva. I nostri microfoni per analizzare anche insieme a lui questo match. Intanto però prendiamoci una piccola pausa e vediamo quello che è successo oggi pomeriggio tra Juve e Milan. E quindi complimenti sicuramente li dobbiamo fare ad Allegri, che riesce a mantenere le motivazioni di questa Juventus che ha praticamente ormai lo scudetto già quasi in tasca, sempre alte. Ma Dario Marcolin, i complimenti vanno anche a Ken, questo ragazzo che riesce a dare davvero forza fresca a questa Juventus. Beh, è il nuovo che avanza, no? Veramente la sua età, veramente il fatto che si crea sempre delle palle gol importanti, un giocatore che nel dinamismo della fisicità sta facendo la differenza. Non è facile per un ragazzo entrare nella Juve e diventare determinante, un giocatore che guarda... Arrivato Ranieri, però velocissimamente insieme a Mauro voglio farvi vedere anche l'episodio del rigore, perché poi Leonardo nel post partita era molto arrabbiato, ha chiesto che quello insomma fosse segnalato come rigore. Noi lo rivediamo insieme, chiedo anche a te Mauro se secondo te in effetti c'era il calcio di rigore sullo 0-0. Secondo me sì, si poteva fischiare, l'arbitro l'ha controllato, è andato a vedere la palla, ma è sempre un fallo di mano che ostacola la regola. Grazie, arrivederci, buonasera. Grazie Ranieri. Buonasera. Allora, non so se è pronto Giampaolo, è già pronto, possiamo andare da lui? Non ancora, allora tra pochissimo si sta preparando. Prima però di andare da Giampaolo vi faccio rivedere, facciamo un piccolo break di calcio internazionale, anche perché vi voglio fare vedere che cosa ha fatto l'Ajax, prossimo avversario in Champions della Juventus, e poi facciamo un focus anche sulla prima finalista di FA Cup. Porco qui, un po' di pagnolata che arriva, eh sì. È il modo che i tifosi usano in Spagna per far... E allora devi sapere, caro Mauro, che Dario Marcolin oggi ha fatto un lavoro eccezionale. È stato lui l'osservatore di DAZN, ha puntato la sua lente di ingrandimento sull'Ajax. E che cosa ci dici, anzi, che cosa dici ai tutti i tifosi della Juventus? Sì, che l'Ajax è una squadra che gioca molto bene palla a terra. Noi abbiamo analizzato due situazioni, quella di Blind che esce palla al piede e anche Van de Beek che gioca alle spalle della prima punta e molto brava ad inserirsi. Se la regia parte, noi diventano anche attaccanti. La seconda che abbiamo preparato invece è Van de Beek, è un giocatore che non ha posizione, quindi la Juve a centrocampo è avvisata negli inserimenti di Van de Beek.
E oggi si è fatto male in Brechan, quindi potrebbe essere in dubbio per la sfida di mercoledì. Allegri invece è ottimista per ritrovare Cristiano Ronaldo. Pier, tu come la vedi questa partita in Champions? La vedo ovviamente impegnativa, perché non si arriva ai quarti di finale di Champions per caso e non si fa quella partita meravigliosa che ha fatto l'Ajax al Bernabeu se non si hanno qualità. Il calcio olandese sta rifiorendo, l'ha dimostrato, lo sta dimostrando in qualche modo anche la nazionale. Secondo me qualche ingenuità e qualche fragilità ancora l'Ajax ce l'ha rispetto alla Juve, quindi credo che la Juve sia favorita, però è chiaramente una partita, una doppia partita della quale bisogna stare molto molto attenti. E allora vi faccio vedere anche delle immagini inedite, cari ragazzi, vi coinvolgo della partita di questo pomeriggio. Volevi vederlo e te l'ho fatto vedere, Mauro. Ma sì, perché alla fine a noi che ci piace parlare tanto di calcio, a tutto il mondo piace parlare di calcio, poi quando arrivano queste immagini, un giocatore che da 35 metri calcia e manda a casa la tattica, la strategia, tutto quanto, poi l'altro entra in aria, salta tre giocatori, cioè la bellezza del calcio la fanno sempre i giocatori e la qualità dei giocatori. Allora, restiamo invece su questa partita qua, perché credo che si stia per preparare Giampaolo. Facciamo un'analisi anche di quello che è successo e di quello che succederà, perché ricordiamo che sì, la Samp gioca la prossima il derby contro il Genoa. Adesso ha avuto delle partite molto difficili, ha giocato 3 partite in una settimana, questo ovviamente tutte le squadre, ma lui, Giampaolo, insomma la Samp, hanno avuto degli scontri diretti molto impegnativi. Hanno vinto quelle col Milan, ma hanno perso con il Toro e ha perso anche questa sera con la Roma. Adesso dove deve ritrovare le motivazioni? Ma guarda, è difficile da analizzare, perché? Perché noi abbiamo avuto la possibilità di vederlo contro il Milan e ha fatto una grandissima partita, ma io penso che anche stasera abbia fatto una grande partita comportandosi da Sampdoria. Cioè, gli argomenti della Sampdoria sono questi: palla al piede, difesa alta, squadra che si muove, profondità con gli attaccanti, una terza punta che si inserisce. C'è una squadra molto bella da vedere, molto vivace, che ogni tanto concede, non sempre, stasera ha concesso veramente poco, però gli tocca perdere. Quando vince, vince chiaramente, ma stasera gli tocca perdere, ma è difficile da analizzare la squadra, perché la squadra riesce a far sempre bene. Fabio Quagliarella non segna da 3 partite, questa cosa fa notizia ormai. Fa notizia, visto che ormai sì. È il capocannoniere della Serie A. Intanto è pronto Giampaolo, lo salutiamo con Giulia Mizzoni. Eccoli lì, buonasera. Sì. Bocca al lupo per la prossima sfida nel derby, in bocca al lupo per il campionato. Allora, io voglio salutare tutti. Saluto Giulia Mizzoni, saluto Dario Marcolin per Luigi Pardo in collegamento. Ciao ragazzi, buonanotte. Ciao, 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 ciao. Saluto anche Mauro Te. Grazie. Noi ci rivediamo la settimana prossima, c'è un'altra bellissima sfida da raccontare sempre qui dal campo, perché diventa davvero super entusiasmante questo finale di stagione, in particolare per quanto riguarda la lotta all'Europa. Infatti avremo proprio la partita tra Lazio e Milan, ma domani vi ricordo c'è la domenica